Adesso che ti vedo capisco perché i tuoi personaggi hanno l'orecchia Chi ha sventola. l'orecchio sveglio? Ma ti prendevano in giro a scuola per Sempre, l'orecchia sempre, mi sventola. hanno chiamato in tutti i modi possibili. Tipo Bah, Dumbo. mi dicevano che prendevo Capodistria, che non esiste più, ora mi direbbero che prendo la 7. Di tutto, di tenere i sassi in tasca quando c'era vento. Anche Dumbo l'ho odiato molto il personaggio, poi ho iniziato a amarlo e ora piango tutte le volte che vedo il film. Molto carino Dumbo. E per il nome, perché in realtà tu ti chiami Gian Alfonso. E perché ti chiami Gian Alfonso? Questo l'ha chiesto la mia mamma, vi do il numero di telefono. Non lo so, c'era un librettino quando ero piccolo in casa mia, tenuto dalle mie sorelle, che sai queste cose che si fanno prima che nasca un bambino? Le mie sorelle più grandi l'avevano riempito e dicevano: se nascerà un maschio lo chiameremo Rocco. Tu ci avrei Invece è visto, nata Rocco. un'altra cosa e l'hanno chiamata Gian Alfonso, e penso in onore di un nonno che era appena morto, insomma, era morto da poco. Ho letto sul tuo blog rispetto a venire qui stasera, ho paura di trovarmi paralizzato, che mi si secchi la lingua, di trovarmi a fare gesti Li inconsulti stavo già indotti facendo, stavo dal suonando il nervosismo. Ecco, pianoforte. cosa potresti fare di gesti No, ma niente, inconsulti? è che di solito comincio a strofinarmi la faccia e i capelli, ma ora mi hanno quaffato e Ma non truccato. sei mai stato in televisione? No, no, mai. Guarda che questo pubblico è di palato fine, puoi stare tranquillo. E raccontato la tua vita, oddio, c'è di tutto in questo Sì. libro, perché c'è realtà, fantasia. In realtà il protagonista è un pisello. È un pretesto più che un protagonista, insomma. Io inizio il racconto, mi vergogno, siamo in televisione, ma c'è altra gente a casa. No, non ci guarda Ok. nessuno. Ma cosa gli succede a questo pisello? Succede che, insomma, io avevo una malattia che nessuno sapeva che cos'era, che praticamente avevo difficoltà a fare l'amore con la mia fidanzata. Oh Madonna, ma non volevo che però No, e che vabbè, l'ho cosa così raccontato nel intima. libro, non c'è D'altronde c'era niente di lì. male. Ah, perché sai che io invece leggendolo credevo che fosse una specie di fungo. Non No, avevo non era capito niente, che. non si vedeva niente, solo che c'avevo Ah! dolore e non si sapeva perché. Ah! Ciò al mio pisello gli faceva molta paura, per cui quando uno arrivava nell'intimità lui diceva: no, no, no. Si rifiutava. Assolutamente. Perché applaudono? Perché l'hai detto in maniera carina? E poi niente, vabbè, quindi tanti dottori e ho scoperto che un uomo in quella condizione può veramente scivolare Ma per all'inferno. via del tipo di malattia o perché vede No, perché tanti questo ti dottori? scatena una serie di cose proprio parallele, terribili. Allora io ho cominciato a riflettere su questo, cioè sul perché una cosa del genere mi doveva distruggere lo spirito. E allora ho cominciato a riflettere sulla sessualità, sui rapporti tra uomo e donna, su come io vivevo tutto questo e anche sui tanti disastri sentimentali che avevo lasciato alle spalle. E cosa hai capito? E ho capito niente, però ho fatto lo sforzo di rifletterci, e mentre prima lasciavo fidanzate in continuazione dicendomi che facevo bene, cioè che erano loro che avevano qualcosa che non andava. Invece, lavorando sul libro, ho pensato che probabilmente ero io che avevo qualcosa che non andava. Uno dei più importanti disegnatori del mondo al liceo artistico non andava bene. No, ma ero anche piccolo, insomma, e quindi non Beh, avevo insomma, ancora capito piccolo avrei niente. avuto dai Dai. 12 ai Sì, insomma. 18, come tutti, Sì, no? più o meno. Anzi, dai Ecco, ero 14. piccolo. Eri E poi là piccolo. erano molto strani i miei insegnanti. Ora spero che non se la prendano, io non l'ho mai più rivisti. Però l'insegnamento era qualcosa come, non lo so, mi mettevano un soggetto davanti e mi dicevano: sogna. E io ero Sogna. un punk a 18 anni, cioè non ce la facevo proprio, cioè l'idea di mettermi davanti a qualcosa e sognare, cioè trovare questa ispirazione così eterea, mi sembrava impossibile. Ma non mi davano le tecniche, cioè i modi, cosa che poi io invece ho studiato per conto mio, ho scoperto che c'erano e mi Cioè tu sono. in realtà volevi lavorare e questi ti Io volevo dicevano sapere come sogna. si facevano le cose, sì. Hai preso moltissimi premi. In futuro, guardando i tuoi disegni, forse diranno: guarda com'era l'Italia negli anni 2000. Com'era? Com'era? Non lo so, non lo so. Io conoscevo un certo tipo di società italiana. Da quando ho iniziato a fare libri, la mia vita è cambiata, cioè nel senso che ho guadagnato un pochino di soldi e quindi è cambiato il mio modo di stare al mondo. E ora non so ancora nulla, cioè mi sto a guardare intorno, cioè sono venuto in prima classe con l'Eurostar, però ancora la prima classe non la capisco. Non la saprei ancora raccontare, per cui non so raccontare meno l'Italia. Però c'era un tipo con un giornale con Liberazione in mano che si è litigato furiosamente con un altro che aveva Libero in mano. E Libero non, Liberazione. esatto, e non si parlavano e si litigavano molto. Litigavano e non Secondo parlavano. me no.
Ma su cosa, di cosa litigavano? Vabbè, aveva ragione quello che aveva Liberazione. Litigavano sulla Gelmini, però sbagliava anche lui. Era troppo aggressivo. E così non convinci nessuno. Rimane solo la guerra. Cosa scriveranno domani sul blog i tuoi accoliti? Ma sono buoni. Hai visto? Erano tutti preoccupati con questa storia che la televisione ti mangia l'anima come gli Apache, no? Con le fotografie. Ma non è mica vero. Guarda che questa la paghi, questa affermazione. Grazie Gipi. Grazie a te. Arrivederci.